Sì, grazie. Quindi fondamentalmente rimangono, diciamo, alcuni punti fondamentali dell'ordine del giorno, anzi rimane l'ordine del giorno la base che avevamo portato. Per noi era molto importante la questione, l'aspetto delle manutenzioni degli edifici, era importante l'aspetto di acquisire anche nuove case popolari. Questo perché appunto nelle maglie poi del bilancio e dei nuovi fondi che sono stati rintracciati e sono vincolati a questo, quindi per noi era molto importante sottolineare anche questo aspetto che potrà sembrare più generico ma che invece è fondamentale anche in questo momento e per questo ADG. E, chiaramente viene rafforzata la garanzia a tutela dei nuclei aventi diritto che, come abbiamo detto, dovevano già essere tutelati e purtroppo a causa di contratti poi firmati con soggetti terzi ci troviamo a dover garantire adesso, ricercare la garanzia della tutela degli aventi diritto e la maggior tutela possibile ai nuclei in fragilità sociale. Questo è un aspetto che abbiamo sempre sottolineato, se c'è la necessità in qualche modo di rafforzarlo siamo a farlo tranquillamente. Chiediamo chiaramente, come già abbiamo fatto più volte, che siano attuate le procedure a tutela di Roma Capitale anche prima di un'eventuale acquisizione, chiaramente non solo di questi immobili, di questi nello specifico, ma questo lo si dà per scontato in qualsiasi tipo di acquisizione Roma Capitale possa fare, è solo per ribadirlo nel caso specifico di queste case. Quello che cambia è che al posto di un dialogo attivo e costruttivo con le famiglie è stato inserito un tavolo di confronto, appunto con la partecipazione di assessorato, presidenza del municipio, ce l'aveva anche chiesto appunto la presidente del municipio Giuliana Di Pillo e rappresentanze qualificate degli inquilini. Quindi spero che questo atto sia stato condiviso, diciamo, proprio per trasporto e passione e non solo per una questione di firme, perché purtroppo all'ultimo momento qualcosina su questo è andato storto e sembrava quasi che non lo si volesse votare perché non erano abbastanza in evidenza alcune firme. Di questo devo dire, sarà che non sono abituata a partecipare a questi confronti, ma me ne dispiace un po'.